Buonasera Matteo. Buonasera a voi. Premesso che non ho visto il suo calcio di rigore, Complimenti. però lei non sia un rigorista, invece mi hanno raccontato è stato freddo, chirurgico nell'esecuzione. Ma diciamo che lo raccontavo prima che in carriera non ho mai battuto un rigore, mai battuto un rigore. Quindi il mister negli ultimi 2 minuti mi chiama e mi dice: te la senti di entrare e poi battere il rigore? Dopo un'annata così difficile e dura non potevo assolutamente dirgli di no. Quindi sono entrato, mi sono preso le responsabilità e sono andato avanti. Devo dire che comunque è stato un rigore pesante, perché arrivare all'ultimo che sia decisivo è stato durissimo. Mimma. Matteo, un Veneto che elimina i Veneti fa un po' effetto. Qui un pochino anche il gruppo dei colleghi padovani sorrideva per questa singolarità. Però tu hai pensato un attimo battendo quel rigore che lì dentro si poteva cancellare 46 anni di attesa. No, le dico la sincera verità che in quel momento lì non ho pensato a niente, cioè nel senso sono andato lì e pensavo solamente a far gol. Forse non sento, mi sa. Si sente? No. Perché facciamo no? Grazie Rubin! Adesso ci Sente? sentite? Fabrizio comunque. Sì, Sì, adesso ci adesso ti sento. sento. Ok, no, le dico la sincera verità che quando sono andato lì a battere il rigore non ho pensato a niente, ma esclusivamente a far gol. Sapevo che era importantissimo per questa città, per tante persone che amano questo sport, ma che amano questa maglia, ma questa società. Diciamo che, come ho detto prima, non avevo mai battuto rigore, quindi ero più concentrato ad andare lì e buttarla dentro. Poi sapevo benissimo che nel momento in cui facevo gol, raggiungevamo tutti insieme un traguardo importante, un sogno che tutti voi vi eravate prefissi già da un paio d'anni. E quindi sono contento nonostante di aver giocato poco, ma aver contribuito. Forse era il destino, dentro di me dicevo, forse magari questo è il destino che magari devo battere io rigore ed essere partecipe anche quest'anno con una vittoria del campionato. Mauro Bavastri. Buonasera, da giocatore un po' meno sfruttato, e non è però un'offesa perché è tutto il gruppo che ha vinto, come ha vissuto questa stagione? Una stagione difficile perché secondo me è stato ancora più difficile ripartire dopo la batosta di Como a livello psicologico, dopo tutta questa situazione legata al Covid. È un secondo campionato totalmente da rimettere insieme. Sì, beh, sul fatto di aver giocato poco, diciamo che sono scelte. Queste non le posso cambiare io, ma ho sempre cercato di dare il massimo durante la settimana, tutta la stagione e essere comunque pronto perché magari mi chiamassi in causa il mister. Come è stato oggi, l'ho dimostrato che magari, nonostante magari c'hai 1 minuto di tempo, puoi sfruttarlo e essere decisivo. Per quanto riguarda la stagione, sì, non è stato facile perché dopo Como ritornare che magari ci avevi, non dico il match ball perché magari per vincere il campionato, però sei andato lì contro una diretta concorrente un po' decimato a causa del Covid. Però diciamo che questo gruppo l'ha dimostrato anche in più occasioni che è sempre stato unito e in tante difficoltà, come sono state quest'anno, come sapete benissimo, del Covid, è riuscito a tirarsi fuori e l'ha dimostrato soprattutto sul campo. Non ti nego che è stato un anno difficile, non solo perché magari ho giocato meno, ma anche perché comunque sono stato distante dalla famiglia, i miei figli, quindi non è, fa è tutta un susseguirsi di cose. Però diciamo che quando siamo arrivati dentro i playoff sapevamo che era una lotteria, ma potevamo benissimo arrivare fino alla fine. Abbiamo beccato una squadra tosta con grosse individualità, però
e l'ha dimostrato stasera. Però devo fare un grosso complimento ai miei compagni perché hanno dimostrato, nonostante giocare contro una grande squadra come il Padova, che era la favorita. Se tu guardi, stasera ha giocato Paroldi, terzo di sinistra, e non gli ha mai fatto toccare palla a Chirico. Abbiamo giocato con tante magari assenze, con tanti magari anche Casarini, non era al 100%, ha giocato tanti altri giocatori che non erano al 100%, però hanno dimostrato che la voglia di vincere questo campionato andava oltre. Quindi sì, è stata una grossa batosta a Como, ma abbiamo dimostrato che questa squadra qui ha le palle, quindi era giusto arrivare fino alla fine e vincere il campionato. Come ha vissuto, lei lo aveva visto da vicino, Longo dalla panchina questa partita? Era sereno, era preoccupato, insomma, come era teso il No, mister? sereno fino a un certo punto. Era teso un po' come lo eravamo tutti. Sapeva benissimo che era una partita fondamentale. Sai, quando arrivi qui alla fine, come ci ha detto lui, le finali sono fatte per vincerle. Quindi è inutile che siamo arrivati qui alla fine dopo tanti sacrifici, dopo tante rinunce. Era giusto vincere. E quindi si giocava anche lui tanto, è stato un valore aggiunto al momento in cui lui è arrivato per noi, lo sappiamo benissimo, perché lui ci ha dato una grossa mano, ma ci ha dato una sterzata, ci ha dato la mentalità, ci ha dato un'impronta per giocare, quindi noi sapevamo benissimo stasera che era una partita tosta, però lui è stato lucido fino alla fine. Ti devo dire che fino a un certo punto era tranquillo, poi vedeva che potevamo vincerlo, che potevamo osare, quindi anche lui ci ha Sì, creduto un po' di il più. rigorista, quello che rimarrà nella storia di Fatti 150 anni. Sì, saluta. sono qui. Dove Ciao! È lui, eh? Lupi di Matteo? Quello che rimarrà nella storia? Francesco, bisogna tagliare la barba, Ciccio, però, Francesco, eh! nemmeno mia mamma mi chiama Francesco. Ciccio, Ciccio. Ciccio sono io, vai. Ciccio! Bisogna tagliare la barba, però, eh! No, quello è L'avevamo professore l'anno scorso, non bianca, ha portato bianca, bianca. Le forbici le abbiamo, No, eh! la faremo grigia domani. La Ah, barba sono non la taglio, d'accordo! l'anno scorso l'ho promesso Va che lo bene! taglio. Un Io mi bacio, vi lascio ricordo, con eh! Mo' finita, l'icona ci mondiale. salutiamo. Ciao, ragazzi. Ciao! No, Allora, è sempre collegato, no, ricollegato. mi si è ricollegato. Non mi ha detto niente. Allora, se non abbiamo più domande, vi chiedo di rimanere in collegamento ancora un momento. Devo stare io? Grazie. No, no, vai. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie. Grazie.